Alla fine del XIV secolo, Firenze era una delle città più influenti economicamente e politicamente a livello europeo. Proprio in questo periodo di cambiamenti, ricordiamo infatti che si stavano affermando le signorie, assunse un particolare rilievo la famiglia dei Medici, grazie alla fondazione del Banco dei Medici, passato alla storia come il più grande del XV secolo, nonché Banca del Papa. L'esponente più influente di questa stirpe fu Cosimo, al quale ci si riferisce comunemente come Cosimo il Vecchio, per distinguerlo dai suoi successori. Cosimo de' Medici nacque il 27 settembre 1389. Figlio di Giovanni di Bicci de' Medici e Piccarda Boeri, ricevette un'istruzione umanistica e negli anni sviluppò una grande passione per la cultura e l'arte, tanto da volersi dedicare ad esse. A suo malgrado, suo padre lo voleva a capo della banca da lui istituita nel 1397, grazie alle ricchezze ricavate con il commercio della lana. Dal momento della fondazione, la famiglia dei Medici sviluppò un gran capitale e un sistema di filiali a Roma e a Venezia. Di conseguenza, alla morte di Giovanni nel 1429, Cosimo e suo fratello Lorenzo ereditarono le enormi fortune del padre e anche la sua posizione nella signoria. The successor Giovanni de Medici shall be Cosimo de Medici. Egli riuscì non solo a superare il suo predecessore in ricchezza, ma ebbe anche un'ascesa sociale grazie al matrimonio con Contessina de Bardi. Questa, aristocratica figlia di Alessandro di Sozzo de Bardi ed Emilia Pannocchieschi, proveniva da una famiglia molto rispettata a Firenze, seppur in declino. Fu una donna forte e decisa, con il suo nobile atteggiamento affiancò il marito con il quale ebbe un'intesa perfetta. Il loro legame non si incrinò nemmeno dopo la nascita di un figlio illegittimo, che il capofamiglia ebbe da una prostituta circassa comprata a Venezia. Questo matrimonio fece ottenere alla famiglia Medici il prestigio ed il consenso del popolo di Firenze. Abbiamo detto che Cosimo ereditò l'enorme ricchezza lasciatagli dal padre, ma come riuscì a gestirla? A lui si deve l'espansione del Banco Medici grazie alla creazione di filiali a Bruges, a Parigi, a Londra e a Milano, che gli garantirono diverse alleanze locali, le quali confluirono nella nascita del Partito Mediceo, una difesa contro i suoi rivali. Tra tutti i capi famiglia dei Medici, Cosimo fu il più abile nella gestione del denaro, tant'è che arrivò a raddoppiare il patrimonio di Giovanni. L'influenza della classe borghese nell'attività politica, iniziata con il padre, si consolidò. Grazie alla sua diplomazia e spirito calcolatore, stipulò alleanze che gli permisero di far fronte ai suoi rivali, ovvero le aristocratiche famiglie degli Albizzi e degli Strozzi, allora guida di Firenze, che non vedevano di buon occhio la potenza nascente. Nonostante la sua volontà di mantenere le istituzioni quali erano, Cosimo venne incarcerato nel 1433, accusato da Rinaldo degli Albizzi e Pallastrozzi di star tentando di instaurare una tirannia. Inizialmente sentenziato a morte, venne rinchiuso presso il Palazzo dei Priori e dopo pochi giorni la sua condanna venne rimpiazzata con l'esilio, grazie all'intervento dei suoi alleati, tra cui Papa Eugenio IV e alcuni stati italiani. Trascorse quindi un anno presso il Palazzo Ducale della Repubblica di Venezia, dove, sfruttando le sue alleanze, riuscì a influenzare la lontana signoria di Firenze progettando il suo ritorno. Questo fu trionfale. Il 6 ottobre del 1434 rientrò in patria acclamato dal popolo, sovrastando l'oligarchia degli Albizzi. Come scrive Machiavelli nelle Storie fiorentine, rimasta Firenze vedova ad uno tanto cittadino e tanto universalmente amato, era ciascuno sbigottito, e parimente quelli che avevano vinto e quelli che erano vinti temevano. Ma come aveva pianificato il suo rientro a Firenze? Cosimo sfruttò la sua alleanza con Venezia, che decise di creare una balia, ovvero un governo provvisorio, filo Medicea, garantendogli una posizione rilevante anche nella Repubblica Marinara.
Una volta in patria, i suoi rivali vennero esiliati e Cosimo assunse la guida di Firenze con la posizione di signore de facto, ovvero un signore privo di cariche politiche in grado di guidare una città attraverso alleati interni alle istituzioni. Questi provenivano dal Consiglio dei Cento, creato da Cosimo nel 1434 per rappresentare l'economia all'interno del governo. I membri di tale organo venivano nominati da Cosimo stesso. Ciò vuol dire che, anche se non era presente, la sua voce era comunque in grado di giungere alle istituzioni. In politica estera si alleò con la Repubblica di Venezia contro i Visconti, signori di Milano. Il conflitto arrivò al suo apice nel 1440 con la battaglia di Anghiari, che terminò con la vittoria dell'esercito fiorentino. Pochi anni dopo, Cosimo contribuì in maniera rilevante alla proclamazione a Duca di Milano di Francesco Sforza, condottiero sotto i veneziani. In questo modo, il capofamiglia dei Medici non solo si assicurò un considerevole alleato, ma anche un ruolo importante nelle relazioni tra Firenze, Venezia e Milano. Non fu solo un grande amministratore, ma anche un grande mecenate. Cosimo finanziò molte opere pubbliche a Firenze, tra le quali spicca la cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore, progettata da Mastro Filippo Brunelleschi. L'architetto la strutturò in modo che fosse autoportante. Al posto dei classici sostegni in legno, fece costruire non una, ma due cupole. La prima fu realizzata con mattoni disposti a spina di pesce, mentre la seconda fungeva da copertura, rivestita da laterizi e divisa da 8 costoloni in marmo, che oltre ad essere esteticamente eleganti, riparavano la struttura dalle intemperie. Non dobbiamo però ridurre l'influenza culturale di Cosimo alla cupola. La ricostruzione del convento di San Marco e della Badia Fiesolana, il completamento della Basilica di San Lorenzo, progettata sempre da Brunelleschi, la fondazione della Biblioteca Laurenziana e l'inizio della costruzione delle Ville Medicee sono interventi che dobbiamo esclusivamente a lui. E proprio grazie alla sua grandissima passione per la cultura e per l'arte, sotto la sua autorità nacque il neoplatonismo fiorentino, ovvero la diffusione delle idee di Platone in territorio italiano, interpretate in chiave cattolica. Con lui si parla di umanesimo elitario, ovvero un tipo di umanesimo classicheggiante e improntato sulla ricerca filosofica. A seguito di questo venne fondata l'Accademia Neoplatonica, luogo ideale per chi voleva concentrarsi sull'attività intellettuale e speculativa. Cosimo de' Medici passò gli ultimi anni afflitto dalla depressione. Dopo aver pianificato la sua discendenza, disegnando suo figlio Piero come successore, si spense nella Villa Medice a Careggi il 1 agosto del 1464. Dopo la sua morte venne nominato Pater Patrie, poiché, come dice Guicciardini nelle Storie Fiorentine, per lo Stato Grande, che fu circa 30 anni capo della città, per la prudenza, per la ricchezza e per la magnificenza, ebbe tanta reputazione, che forse dalla declinazione di Roma insino a tempi sua, nessuno cittadino privato n'aveva avuta mai tanta.